Il palazzetto dello sport di Capriolo ha ospitato anche quest'anno la prima prova interprovinciale di ginnastica ritmica. Non solo una prova nella quale gli atleti hanno potuto confrontarsi con ginnaste della stessa categoria e mettere in gioco ciò che hanno imparato e gli allenamenti fatti da inizio stagione sino a ieri, ma anche l'occasione per il pubblico di assistere a un vero e proprio spettacolo che queste ragazze, munite di nastro, palla, cerchio, clavette e fune, hanno regalato alla platea. Oggi sono presenti circa 90 ginnaste provenienti dalla provincia di Brescia, di Lecco, di Crema e di Mantova e sono 5 società in totale. Fortunatamente negli ultimi anni sembrerebbero in aumento e poi con l'avvento di questa popolarità delle farfalle siamo riusciti a ottenere dei numeri e noi come polisportiva vera e propria abbiamo avuto anche dei buoni risultati e quindi questo ha aiutato a far crescere l'attività. Questa gara non è qualificante per la prova successiva, che è la regionale, che si svolgerà il 1-2 aprile in provincia di Milano. È una prova, diciamo, più che altro per vedere a che punto siamo arrivati con la preparazione e per prepararci al meglio poi per la regionale. Allora, come obiettivo è come sempre da cercare di far uscire da ogni ginnasta il meglio. Se poi i risultati arrivano, meglio così. Negli ultimi anni comunque ai campionati nazionali abbiamo vinto diversi titoli, speriamo anche quest'anno di riuscire a mantenere questa posizione. Ringraziamo comunque il CSI per il supporto che ci dà, sperando di riuscire a mantenere il medagliere dell'anno scorso.